Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. La storia che voglio raccontarvi oggi rappresenta un classico delitto della camera chiusa ed è inoltre un caso cult, almeno per tre ragioni. Per l'ambientazione, una fantastica villa in un quartiere dell'alta borghesia romana, per i personaggi implicati, appartenenti al dorato mondo del jet set e soprattutto perché la risoluzione del caso è avvenuta con 20 anni di ritardo. 20 anni in cui su questo caso si è detto di tutto e di più. Oggi vi parlo del delitto della contessa Alberica Filo della Torre, meglio conosciuto come il giallo dell'Olgiata. Roma, 10 luglio 1991. Ci troviamo all'Olgiata, ricco quartiere residenziale di Roma Nord, pieno di ville con piscine dalle mura altissime su strade che portano i nomi di isole. L'Olgiata è un quartiere esclusivo creato per riservare alle famiglie più abbienti uno spazio di riservatezza e tranquillità, un'oasi di pace appena fuori Roma. In una di queste ville ci vive una famiglia composta da due coniugi e due bambini piccoli, più una schiera piuttosto nutrita di persone di servizio, fra domestici, giardinieri, cuochi, babysitter e insegnanti private. Quel giorno la batteria di domestici è in grande fermento. Nella villa si sta allestendo una festa per i 10 anni di matrimonio dei coniugi. C'è quindi un grande andirivieni di persone, tra domestici, fornitori, cuochi e camerieri che fanno la spola fra il piano terra e il giardino con piscina dove si sarebbe tenuta la festa quella sera. C'è il catering da preparare, i tavoli da allestire, i fiori da sistemare e a dirigere i lavori c'è lei, la padrona di casa. La contessa Alberica Filo della Torre, nobildonna e moglie dell'imprenditore edile Pietro Mattei. La donna si alza un po' prima del solito quella mattina, alle 8 circa. La babysitter dei bambini, Melanie, la reclama per un problema al tostapane. Risolto il guasto, la donna si appresta a fare colazione con i figli e la tata, la quale riferisce come orario approssimativo in cui la donna torna in camera sua intorno alle 9 meno 10. Non prima di aver controllato come procedevano i lavori in giardino. La donna porta con sé un vassoio con dei biscotti e una tazza di caffè lungo. La camera di Alberica si trova al primo piano ed è lì che la figlia minore della donna, Domitilla, di soli 7 anni, la raggiungerà poco dopo. La bambina però non riesce proprio ad entrare in camera, la porta sembra chiusa a chiave. La piccola inizia quindi a chiamare la madre, che però è sorda a ogni richiamo della figlia, la quale inizia anche a piangere. Il pianto della bambina venne intercettato da una delle domestiche di casa, Violeta, la quale anche lei inizia a bussare alla porta della signora, ma niente, la porta di quella camera rimane chiusa. La colf porta giù la bambina tranquillizzandola, immaginando che la donna stesse facendo il bagno e quindi era impossibilitata a venire ad aprire. La domestica, intorno alle 10, torna al primo piano per avvisare la signora dell'arrivo di due operai, ma stranamente la porta era ancora chiusa a chiave. A quel punto la donna si allarma, prende la chiave di un'altra porta e con quella riesce ad aprire la serratura e ad entrare. Lì, nella penombra della camera da letto, troverà il corpo di Alberica Filo della Torre riverso per terra in una pozza di sangue, con il volto coperto da un lenzuolo, anche quello macchiato di sangue. La donna lancia l'allarme, qualcuno chiama i carabinieri e nel giro di poco tempo in quella casa si scatena il caos. All'Olgiata arriveranno anche alcuni amici di famiglia dei Mattei. Tocca dirlo al marito. Ma a proposito, dov'era Mattei in quel momento? Il marito di Alberica quella mattina, come tutte le mattine, era uscito molto presto, ma prima, come al solito, scambiò qualche tenerezza con la moglie, dicendole che non sarebbe tornato tardi quella sera, la sera del party. Poi ritorna in camera da letto perché aveva dimenticato il cellulare. L'uomo non poteva saperlo, ma quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto viva la sua adorata moglie Alberica. Una volta arrivato in ufficio, inizia subito a sbrigare le incombenze di quel giorno, quando intorno alle 10:30 la segretaria entra nel suo ufficio dicendogli che c'era una telefonata urgente. L'interlocutore, cioè l'ingegnere Bernardi, amico di famiglia, dirà a Mattei che la moglie stava poco bene e lo invita a tornare a casa. Pietro lì per lì rimane basito, gli dice: "Ma guarda che io ho da fare qui in ufficio". Bernardi, con voce grave, gli dice: "Pietro, vai a casa". L'uomo si rese conto che qualcosa non andava, che forse la faccenda era più grave di quanto pensasse.
Nel tragitto dal suo ufficio a casa chiamo più volte e gli riferiscono ogni volta che la contessa si era sentita male, che era svenuta, che non riprendeva conoscenza. Quando arriva una pattuglia dei carabinieri era già lì. L'uomo apprende con sgomento che, ahimè, la moglie era stata trovata morta nella loro camera da letto. Alberica, di soli 42 anni, non c'era più. La prima ipotesi formulata fu quella di un incidente domestico. La donna, nel tentativo di entrare in vasca, era scivolata e aveva sbattuto la testa. O meglio, questo è quello che venne riferito al marito e che per molto tempo crederà. La donna venne ritrovata vicino ai bordi del letto, col viso tumefatto, vicino alla testa, vi era uno zoccolo coperto di sangue. Ma siamo certi sia stato un incidente? Mattei è disperato. Ha perso la sua compagna di una vita e sconvolto, intorno all'una chiama un funzionario del SISDE, Michele Finocchi, ai tempi capo di gabinetto del SISDE, ma anche amico di famiglia dei Mattei. Tra le lacrime gli comunica della tragica fine di Alberica e lo prega di venire a casa perché, gli dice, aveva bisogno di persone amiche di cui circondarsi perché era da solo e totalmente sconvolto. Difatti chiamerà anche la sorella e la madre allo stesso scopo. Un uomo quindi in cerca di persone a lui vicine con le quali sfogarsi. L'uomo è disperato, sia per la perdita della moglie in sé, ma anche perché non ha idea di come i suoi figli sarebbero potuti crescere senza la loro adorata madre. Non si sentiva all'altezza di compensare quella perdita orribile. In realtà, già nel pomeriggio, Mattei apprende che no, non si trattava di un banale incidente domestico. Alberica era stata uccisa nella loro camera da letto da persona sconosciuta che si era introdotta in casa e aveva fracassato la testa della povera donna con uno zoccolo. Lo stesso assassino aveva trafugato molti dei gioielli della donna per un valore di un centinaio di milioni di lire, anche se il Rolex di Alberica verrà ritrovato al polso della donna. Ma perché? Come mai? Potrebbe essere un depistaggio? Lo shock per quella notizia fu enorme. A quel punto la voce arrivò alle orecchie delle agenzie di stampa che iniziarono a far girare la notizia che in una villa dell'Olgiata si era consumato un orrendo crimine. La stampa quindi non venne informata subito del delitto, per varie ragioni. Intanto perché inizialmente tutti avevano diffuso la voce si trattasse di un incidente domestico, quindi qualcosa di non di particolare interesse per la stampa. E poi perché si voleva mantenere un certo riservo sulla faccenda, prima di ritrovarsi con tutta la stampa addosso, come poi sarebbe avvenuto. Fu il cugino della contessa, un corrispondente di un giornale estero, a diramare la notizia e a confermare che no, non si trattava di incidente, ma di omicidio. Quando la notizia si diffuse erano già le 5 del pomeriggio, circostanza molto inusuale nel mondo della cronaca nera, dove solitamente si deve essere tempestivi e portarsi sul posto il prima possibile. La scena del crimine venne sigillata per i primi rilievi, neanche il marito della donna poté accedervi. Allora l'uomo chiese all'amico Finocchi di prendergli un vestito che si trovava nella sua cabina armadio attigua alla camera da letto e da cui non si poteva accedere altrimenti. Finocchi così mise piede nella camera da letto dove era avvenuto l'orrendo crimine. Guardò di sfuggita il corpo di Alberica e prese il vestito per l'amico Mattei. Ricordatevi di questo particolare perché ci torneremo in seguito. Nel frattempo il marito della donna stava rispondendo al fuoco di fila del PM di turno, Martellino. Si sa, in ogni delitto che si rispetti, i primi sospettati sono sempre nella cerchia ristretta della vittima. Ma Mattei viene subito escluso dalla rosa dei sospettati. Con sommo stupore della stampa, che con la bava alla bocca vedeva già i titoli «Omicidio passionale nella Roma dei ricchi». Invece no, Pietro Mattei aveva un alibi di ferro. Eppure, per tanto tempo, l'ombra del sospetto aleggerà sulla testa di Mattei. Non tutti infatti credettero fino in fondo la sua totale estraneità. Vennero anche sentiti i domestici, gli operai che quella mattina stavano lavorando nel giardino di casa, ma nessuno di loro, ahimè, pare avesse visto niente o sentito niente. Ma non è strano, la camera da letto dava su un lato del giardino che non era in quel momento interessato dai lavori e poi le camere erano tutte insonorizzate. L'assassino agito indisturbato e poi si è mescolato ai domestici dileguandosi senza essere notato. È fatto strano, neanche i cani di casa, solitamente molto vigili e aggressivi con gli estranei, abbaieranno quella mattina. Ma chi è Alberica Filo della Torre e come finirà riversa per terra con un lenzuolo sul viso in una pozza di sangue? La contessa Alberico Filo della Torre nasce a Roma il 2 aprile 1949.
e figlia dell'ammiraglio il conte Ettore Filo della Torre di Santa Susanna e della nobildonna Anna del Pezzo dei duchi di Caianiello. Insieme alla sorella maggiore Francesca, Alverica frequenta le migliori scuole e fin dalla giovinezza è perfettamente inserita nella buona società romana, di cui è una grande protagonista. Viene descritta come una donna che al di là delle sue origini nobili aveva una sua naturale allure ed eleganza, ma che era anche una donna gioviale, piena di vita, con cui era piacevole trascorrere del tempo insieme. Si sposa due volte, ma la prima esperienza matrimoniale fu un fallimento, tanto che ricorse alla Sacra Rota per far annullare il matrimonio. Si risposa una seconda volta con Pietro Mattei, un giovane e già affermato imprenditore romano che non disdegna di frequentare l'alta borghesia e la nobiltà della capitale. Pietro era a cena in un noto ristorante romano quando improvvisamente vede Alberica passargli davanti. I due quella sera stessa hanno modo di parlare e 6 mesi dopo erano già sposati. Da quel matrimonio nasceranno 2 figli, Manfredi e Domitilla, che a detta di tutti erano la ragione di vita di Alberica. Manfredi nel 91 aveva 9 anni, Domitilla 7. Alberica era una madre affettuosissima e il ruolo che si ritaglia è quello di eccellente padrona di casa che apre le porte della sua villa alloggiata per ospitare tutti i protagonisti della buona borghesia romana. Una donna che sosteneva il marito nella sua attività di imprenditore, organizzando feste e cene. I coniugi Mattei sono da tutti considerati una coppia splendida, una famiglia felice che si concedeva spesso lunghi viaggi in giro per il mondo. A testimonianza di ciò i tanti filmini privati della famiglia Mattei. Eccoli tutti quanti qua che salutano! Tu! E quanti siete, figli miei? Ma siete un'enormità, siete! La stessa Alberica non sembra avere ombre che emergono dal suo passato, niente che faccia presagire la sua tragica fine. Le indagini si presentano subito complicate. Solo alcuni punti fermi, l'assassino era venuto disarmato, tanto che l'arma del delitto sarà uno zoccolo della donna. Ciò significa che si tratta quasi certamente di un omicidio d'impeto, scaturito in seguito a un'accesa discussione dovuta all'essere stato scoperto nell'atto di rubare, magari. Altro dato certo è che l'assassino è entrato quasi indisturbato mimetizzandosi fra la miriade di gente che quella mattina, fin dalle 8:30, era intenta ad allestire il giardino per la festa. E ancora, è probabile che l'assassino fosse qualcuno che avesse frequentato la villa precedentemente e quindi per questo i cani non avevano abbaiato. Ma come abbiamo visto, i momenti successivi al ritrovamento del cadavere della donna sono stati parecchio concitati. In quella camera sono entrate molte persone, fra domestici, curiosi. Chi può dire se quei gioielli in bella vista non siano stati trafugati nei concitati momenti successivi al ritrovamento? Inoltre, in che misura è stata contaminata la scena del crimine? È presumibile pensare che nell'immediatezza nessuno abbia pensato di preservare la scena, ma che anzi questa sia stata parecchio inquinata. Il cadavere era stato toccato, gli oggetti spostati. Non era certo la migliore delle condizioni in cui lavorare per risolvere un giallo di questo genere, soprattutto nel 1991. Dall'autopsia venne fuori che la donna era stata colpita da un corpo contundente per ben 2 volte. Venne poi sbattuta al muro, ma la morte sopraggiunse per asfissia. Quindi l'assassino, dopo averla tramortita, l'ha prima strangolata e poi le ha avvolto un lenzuolo intorno alla testa. Anche questa evidente intenzionalità nel voler uccidere la donna fa propendere verso la tesi di una persona nota alla vittima, che se non fosse morta avrebbe potuto denunciare tutto alla polizia facendo nome e cognomi. Da lì la necessità di ucciderla. Questo caso, lo diciamo subito, si è contraddistinto per i grossolani errori di indagine, a partire dal mancato sequestro della villa e della camera da letto, che subito dopo la rimozione del cadavere è stata dissequestrata. E mai altri rilievi sono stati effettuati sia in casa che in camera da letto. Anzi, venne persino dato ordine di ripulire la camera quella sera stessa, intorno alle 18. Anche il rilevamento delle impronte è stata faccenda assai complicata, e non perché non ve ne fossero, anzi, il contrario, ve ne erano fin troppe. Proprio perché in quella camera nell'immediatezza era entrata e uscita una miriade di gente. Ma nessuna di quelle impronte si era rivelata utile ai fini delle indagini. Proprio perché le impronte si erano sovrapposte, cancellando forse quelle dell'assassino.
Un bel pasticciaccio brutto, per citare il titolo di un famoso romanzo di Carlo Emilio Gadda, che ha reso impossibile il proseguo normale delle indagini. In quella torrida estate del 1991 il caso esplode letteralmente nella stampa e in TV. Tutti vogliono occuparsi del giallo dell'Olgiata, ribattezzata la Twin Peaks romana, perché sì, era da poco passato il clamore per la serie cult Twin Peaks di David Lynch. Si era passati da chi ha ucciso Laura Palmer a chi ha ucciso Alberica Filo della Torre, chi ha avuto il coraggio di uccidere una donna così per bene, in camera da letto, in quella splendida villa così sotto controllo. Ma a proposito della villa, i coniugi Mattei solo qualche anno prima avevano lasciato la loro magione alla Giustiniana perché troppo isolata, acquistando un terreno all'Olgiata nel quale in 7 mesi tirarono su la loro villa che si ergeva su 2 livelli, pian terreno e primo piano. Una villa che, potete immaginare, era piena di sistemi di videosorveglianza, allarme, sistemi di sicurezza. Una fortezza, si dirà. Una fortezza però che quella mattina si è rivelata a Portofranco per l'assassino della povera Alberica. In realtà non era proprio un fortino Villa Mattei, infatti dietro la villa vi era un muretto da cui scavalcare era facilissimo. Per usare le parole del giornalista di Nera Massimo Lugli, questa presunta inviolabilità era una favola. La procura, nella persona del GIP e del PM Martellino, si diceva fiduciosa di ottenere risultati nel breve termine, in quanto in possesso di numerosi indizi che avrebbero portato l'assassino a cedere e a confessare. Sappiamo benissimo che non è così e che ci sono voluti 20 anni, ma vediamo in cosa consistono questi fantomatici indizi individuati dagli investigatori. Innanzitutto si decise di riascoltare le domestiche filippine di Villa Mattei, che insieme alla tata inglese Melanie erano quelle che maggiormente quella mattina avrebbero potuto captare qualcosa di estraneo alla villa. Le due donne, che nell'immediatezza avevano detto di non aver visto nulla di anomalo, parlano un italiano stentato e sembrano molto spaventate di fronte alle domande del PM. Secondo Martellino, le due donne forse stavano coprendo qualcuno e stavano tacendo per paura. Anche la tata inglese Melanie verrà sentita e la posizione della ragazza desterà particolare interesse nei PM. È noto che i rapporti fra Alberica e la giovane babysitter non fossero idilliaci. Pare infatti che secondo la contessa Melanie fosse molto svogliata e poco attenta alle esigenze dei bambini. Melanie era venuta in Italia come ragazza alla pari. Voleva imparare l'italiano e venne ospitata in casa Mattei affinché da un lato imparasse l'italiano e dall'altro rafforzasse l'inglese dei bambini che lo parlavano già. Tuttavia, dopo qualche mese, le discussioni fra le due donne erano sempre più frequenti. È noto che Alberica fosse molto esigente riguardo ciò che concerneva le esigenze dei bambini e che andava in escandescenze per un non nulla. Melanie, inoltre, sapeva già che alla fine dell'estate non sarebbe stata più la benvenuta in casa Mattei. Melanie forse avrebbe potuto avere qualche forma di rancore verso la contessa, al punto da volerla uccidere? La ragazza, interrogata dal PM, fornisce il suo alibi. Disse che nel momento in cui la contessa veniva uccisa, la ragazza si trovava nella veranda della sua camera da letto e stava fumando. La camera da letto della ragazza era a pian terreno, nell'ala opposta a quella dei coniugi Mattei. Un alibi un po' debole, a dire il vero. Inoltre, a complicare la sua posizione, ci sono delle telefonate intercettate fra Melanie e una sua amica inglese, dove l'ex tata dice di aver paura e dice inoltre: se lui sa che lo abbiamo visto, ci ucciderà. Chi è questo lui? Inoltre, fu lei stessa a chiamare quella mattina la contessa per un tostapane rotto. Che abbia voluto tirarla fuori dalla camera per qualche ragione? Di certo qualcosa di strano c'era e forse valeva la pena di approfondire. Ma ahimè, la ragazza è stata libera di tornare in Inghilterra, quindi non si è riusciti mai a interrogarla ulteriormente. Altro indizio importante venne dall'esame autoptico. Pare infatti che la donna sia stata strozzata con una particolare tecnica nota nelle arti marziali. In pratica, chi l'ha uccisa ha stretto la carotide fra indice e pollice, stringendo fino a farla soffocare. Una tecnica di strozzamento inusuale e molto difficile da attuare per chi non è avvezzo. E se le due domestiche filippine avessero ospitato qualcuno e quel qualcuno, approfittando della confusione, fosse entrato in camera da letto della contessa? Si cerca anche fra tutta la gente di servizio che negli anni ha lavorato in casa Mattei.
In particolare ci si concentra su un ex domestico di casa Mattei, tale Manuel Winston, 22 anni, che era stato da poco licenziato da Alberica perché pare che Manuel avesse chiesto un prestito alla contessa per affrontare le spese del matrimonio, un prestito che però non era mai rientrato. Alberica quindi aveva chiesto a Winston di restituire la somma o di lavorare per riscattare il debito, quindi non percependo alcun stipendio fino al raggiungimento della cifra prestata. Entrambe le soluzioni proposte da Alberica non erano state di gradimento di Manuel Winston, che da un lato disse di non avere quei soldi, dall'altro non intendeva lavorare gratis. Da qui ne nasce un alterco che porterà Manuel Winston a essere licenziato senza tante cerimonie. E pare che a quel punto Manuel avesse minacciato la contessa. Inoltre, Manuel Winston in gioventù aveva praticato arti marziali. Che finalmente sia la pista giusta? Manuel forse è risentito per l'ingiusto licenziamento e tornato in casa per rubare dei gioielli della contessa? Ecco perché i cani non hanno abbaiato, perché era un viso noto a loro. Quando viene sentito, Manuel Winston non sarà in grado di fornire un alibi convincente per l'ora del delitto. Il suo nome quindi balza in cima alla lista dei sospettati. Direi infatti che nel momento in cui veniva uccisa la contessa, lui stava lavorando presso una villa dove però non c'erano i proprietari. E dice inoltre di essere andato via intorno a ora di pranzo e di essere stato visto dal figlio dei proprietari, che sentito a sua volta dirà che sì, era vero, aveva visto Manuel Winston, ma non quel giorno, bensì il giorno prima. Ma all'improvviso la svolta. Spunta una nuova pista. Gli inquirenti tornano in villa per ulteriori sopralluoghi e nella cassetta della posta troveranno una busta con dentro le chiavi della villa e un messaggio di tale signora Senapa, la donna che ogni mattina accompagnava i bambini a scuola e svolgeva altre mansioni extra per la famiglia Mattei. Anche nel caso della signora Senapa, i rapporti con la contessa non erano idilliaci, anzi erano proprio ferricorti per problemi relativi alla paga, tanto che la contessa l'aveva sollevata da quell'incarico. Ecco perché la Senapa riconsegnò le chiavi e scrisse quel messaggio parecchio rude dove motivava l'interruzione dei rapporti di lavoro, quindi lasciando intendere che era stata lei a lasciare il lavoro e non essere stata licenziata, e vedremo perché. Gli inquirenti però scoprono che il figlio della donna, Roberto Iacono, proprio per quella discussione fra la madre e la contessa, non l'aveva presa molto bene e pare abbia minacciato la donna, pretendendo spiegazioni per quel licenziamento in maniera molto aggressiva. Ecco perché la madre, la signora Senapa, manda quella lettera per giustificare il fatto che il figlio avesse litigato con l'Alberica. In realtà era stata la Senapa a lasciare il lavoro, non Alberica a licenziarla, quindi quella discussione non era mai avvenuta. Un tentativo maldestro di salvare il figlio nel caso in cui fosse stato tirato in ballo per l'omicidio della contessa. È anche noto che lo stesso Iacono aveva frequentato casa Mattei svolgendo delle piccole manutenzioni al giardino di casa. Madre e figlio vengono sentiti per una notte intera. In particolare Iacono non convince gli inquirenti. L'uomo era noto per i suoi problemi di droga, era inoltre una persona arrogante, un po' sbruffona, aggressiva e in generale non destava particolare simpatia nella gente. Scavando viene anche fuori qualche piccolo precedente penale, ma è soprattutto la sua fragile psiche a preoccupare gli inquirenti. È stato più volte ricoverato in psichiatria. Si scopre inoltre che aveva gravi carenze di litio nel sangue che gli procuravano gravi sbalzi di umore e pensieri negativi. Forse quella mattina, approfittando della confusione, si era introdotta in casa, si era intrufolata in camera della contessa per chiedere conto del trattamento riservato alla madre e forse poi la lite ha preso una brutta piega. Un testimone dirà di aver visto Iacono aggirarsi nei pressi della villa. Gli inquirenti a quel punto lo torchiano per bene, per mettergli pressione. Ma l'uomo, oltre a perdere le staffe, non confesserà mai. Inoltre rilascia parecchie dichiarazioni a stampa e TV dove si prova essere innocente, ma lasciandosi anche andare a frasi ambigue. Ad esempio dice che lui a Villa Mattei era di casa e che aveva un legame molto stretto con Alberica, che lo trattava come un suo pari, non come un inserviente qual era. Questo per i cronisti è oro che cola. Ormai non si parla d'altro che delle fantomatiche dichiarazioni dello Iacono, molto spesso anche insinuatorie e denigratorie nei confronti della vittima, la contessa, specialmente rispetto a una fantomatica relazione fra Iacono e la contessa. Una pagina davvero brutta di giornalismo, a mio avviso. A questo punto gli inquirenti hanno ben due sospettati, Manuel Winston e Roberto Iacono. Entrambi con alibi poco chiari ed entrambi con dei momenti credibili.
Ma per accusare o l'uno o l'altro servono prove e riscontri. La scientifica perquisisce gli alloggi dei due uomini e trovano sui pantaloni di entrambi delle piccole tracce ematiche. Viene estratto il DNA di quelle tracce di sangue. Ahimè, i risultati sono deludenti. Quel sangue non è di Alberica, ma dello stesso Manuel. Winston viene quindi scagionato da ogni accusa e uscirà di scena. E per quanto riguarda Iacono? Le macchie ritrovate sui suoi pantaloni sono davvero minuscole. Ai tempi le tecniche di estrazione del DNA non erano tanto sviluppate come adesso ed era davvero difficile estrarre il DNA da macchie così piccole. Ma a complicare la sua situazione interviene Melanie, la babysitter inglese, che da Londra rilascia dichiarazione al vetriolo nei confronti di Iacono, che pare facesse molta paura ai piccoli di casa Mattei. E se fosse lui l'uomo di cui parlava Melanie con l'amica? Anche su questa nuova circostanza si avventano i giornalisti, che iniziano a insinuare che fra Iacono e la babysitter ci sia stata una relazione finita male e che la ragazza si stesse vendicando di Iacono. Insomma, un romanzo che sembra non avere una conclusione. Su tutta questa situazione però sembra aleggiare la confusione più totale. La procura non sembra avere in mano nulla se non illazioni e nessuna prova concreta. E in mancanza di queste, anche su Iacono cala il sipario. Bisogna ricominciare da capo. Gli inquirenti, che pur non escludendo mai la pista della rapina finita in tragedia, parallelamente investigano su altri filoni. In particolare, il fatto che l'assassino non avesse preso il Rolex fece paventare l'ipotesi di una messa in scena. E quindi non una rapina, ma qualcuno che per ragioni ai più sconosciuti era entrato con l'obiettivo di uccidere la donna. Sì, ma a questo punto non si spiega perché il presunto sicario non avesse un'arma. Quale assassino va per uccidere qualcuno e non si procura un'arma? Come accade sempre in questi casi, la stampa e l'opinione pubblica si divise letteralmente fra chi sosteneva che si trattasse di una banale rapina e chi invece preferiva rimestare nel torbido, cercando di scovare ipotetici nemici della famiglia dietro il quale si nascondeva il momento dell'omicidio. Ricordate Michele Finocchi, funzionario del SISDE e amico di famiglia? A 2 anni dall'omicidio di Alberica, sul Messaggero vengono pubblicate delle foto di Michele Finocchi nell'atto di uscire dalla camera della donna. Ma non fu riconosciuto inizialmente. Quando invece poi venne identificato come funzionario del SISDE, anzi come capo del SISDE, la stampa si scatenò letteralmente con grandi titoli: uomo del SISDE sulla scena del crimine. A quel punto vennero fuori anche le immagini dello stesso Finocchi che si aggirava nella villa la mattina del ritrovamento del cadavere di Alberica. La circostanza mise in allarme anche la procura di Roma, che indagava sull'omicidio, che senza pensarci troppo iniziò a indagare sul perché il Finocchi si trovasse alloggiata quel giorno e perché si era introdotto nella camera da letto, ovvero sulla scena del crimine. Lo abbiamo già detto, fu lo stesso Mattei a convocarlo in qualità di amico fraterno. Tra l'altro, Mattei, proprio per il ruolo delicato di Finocchi, non aveva idea che egli fosse il capo del SISDE. E fu lo stesso Mattei a chiedere all'amico di prendergli dei vestiti per lui, dato che non poteva accedere alla sua cabina armadio. Michele Finocchi venne sì indagato per aver usato i fondi neri del SISDE per altri scopi, ma cosa c'entrava con l'omicidio di Alberica? Mattei non venne mai indagato, ma i suoi conti furono passati al setaccio. In particolare ci si concentrò su certi conti svizzeri che, nelle ipotesi dei giudici, potevano essere stati usati a beneficio di Finocchi per occultare i fondi, che però, dopo un accurato esame, si appurò servissero a Mattei per la gestione della sua casa di Ginevra. Anche questa pista non portò a dei risultati concreti, ma contribuirono a creare un alone di sospetti intorno alla figura di Mattei, che venne letteralmente perseguitato per anni dalla stampa, che lo voleva come esecutore occulto dell'omicidio della moglie. Ma non solo. La stampa iniziò a fare pesanti insinuazioni circa una possibile relazione tra Finocchi, ex capo del SISDE, e la stessa Alberica. E tutto per via di una collana di diamanti che il Finocchi avrebbe regalato alla contessa. In realtà era un regalo che l'uomo fece alla donna per ringraziarla di averle arredato casa, e di cui lo stesso Mattei era pienamente a conoscenza. Ancora una volta la stampa si era divertita a ballare intorno al cadavere della povera vittima con basse insinuazioni che puntualmente erano state smentite. Nonostante il profondo scoramento di Mattei circa quello che gli stava accadendo e lo stesso marito della donna non volere che calasse il sipario sulla misteriosa morte di Alberica Filo della Torre,
L'uomo per anni ha provato a tenere alta l'attenzione sul caso, che ormai, dopo anni e anni di indagini a vuoto, era sull'orlo dell'archiviazione. Addirittura l'uomo si spinse fino a mettere una taglia di 500 milioni per chiunque avesse fornito delle informazioni valide e verificabili circa l'assassino della moglie. Chi sa parla in pratica, e chi parla verrà anche lautamente ricompensato. Purtroppo neanche questo estremo tentativo ha dato esito positivo. A 4 anni dalla morte di Alberica spunta la famosa pista cinese, che sembra ridare slancio alle indagini, e nel mirino degli inquirenti finisce un certo Frank Jung, imprenditore cinese, amico dei Mattei. Jessica, figlia di Jung, frequentava il St. George insieme a Domitilla, figlia di Mattei. Anche Jung possedeva una villa alloggiata. La moglie di Jung riferì che quel 10 luglio al mattino presto il marito se n'era andato in giro per l'olgiata dalle parti della villa dei Mattei. La donna, inoltre, descrive il marito come un uomo violento. L'uomo, sentito dagli inquirenti, dice che fra le 8:30 e le 9:10, grosso modo l'orario dell'omicidio, egli era a fare colazione nel giardino di casa insieme al padre. Dopodiché alle 9 avrebbe raggiunto in auto il posto di lavoro sulla Flaminia, che dista circa 20 minuti dall'olgiata. L'ex domestico lo smentisce. Quella mattina fece colazione da solo e uscì di casa alle 8. Ci sono quindi 30 minuti scoperti di cui non si sa nulla. Possibile che in quei 30 minuti si sia introdotto in casa, sia salita al piano superiore e abbia ucciso la contessa in preda a un raptus? E con quale movente? L'alibi venne confermato dal padre e anche questa pista risultò essere assolutamente inconsistente, anche perché le dichiarazioni della moglie di Jung erano assolutamente fallaci. La donna odiava il marito e quindi in qualche modo voleva implicarlo nell'omicidio di Alberica. A quel punto gli inquirenti brancolavano letteralmente nel buio. L'omicidio di Alberica rimase impunito tra lo sconforto dei suoi familiari, assetati di giustizia, che cominciavano a perdere le speranze di trovare finalmente l'assassino della loro amata madre e moglie. E per anni il caso rimase congelato in attesa che qualcosa o qualcuno lo riportasse in vita. Infatti, fra indagini condotte male, piste abbandonate, mitomani in cerca di fama, la procura, nella figura del GIP, nel 2009 fa l'ennesima istanza di archiviazione per mancanza di nuovi elementi utili al proseguo delle indagini, dopo quella del 2005. È un duro colpo per Mattei, che attraverso i suoi legali si batte come un leone affinché la procura non abbandoni il caso. Ormai a tutti gli effetti un cold case. Nel 2011 il fascicolo delle indagini venne affidato nelle mani di una nuova PM, Francesca Loi, che mette mano al faldone del caso studiandolo fin dalle prime battute. La PM in particolare trovò particolarmente interessanti delle trascrizioni di testimonianze rese nell'immediatezza, dove si riferiva dei rapporti burrascosi fra Alberica e Manuel Winston. Ricordate l'ex domestico filippino, primo nella lista dei sospettati e poi scagionato? La PM si avvalse delle nuove tecnologie in materia di prove scientifiche e fece analizzare il lenzuolo che avvolgeva la testa di Alberica, in cerca di tracce ematiche che non fossero della donna. Inoltre vennero incrociate queste testimonianze con quelle rese dal marito Pietro Mattei, il quale riferì che Manuel Winston era a conoscenza della combinazione della porta del garage e aveva le chiavi del portone della villa. È noto che il filippino chiedesse sempre soldi alla contessa e per questo la donna lo licenziò. Sulle tracce ematiche ritrovate nel lenzuolo è stato isolato un DNA maschile che sembra proprio appartenere a Manuel Winston. A quel punto il GIP fa convocare in procura proprio Manuel Winston, 20 anni dopo quella prima volta. L'uomo palesemente invecchiato all'interrogatorio di convalida dell'arresto si presenta con il suo legale e inizialmente si avvale della facoltà di non rispondere. Qualche ora dopo l'uomo chiederà di vedere nuovamente il GIP. E lì, finalmente, fra le lacrime, confessa di essere proprio lui l'assassino della contessa Alberica Filo della Torre. Dirà: «Mi sono liberato di un peso che portavo da 20 anni. Chiedo scusa alla famiglia e agli italiani». L'uomo dirà che quella mattina era intenzionato a parlare con la contessa per farsi riassumere. Accede dal garage di cui non conosceva la combinazione e, senza essere visto, sale al primo piano, dove incontra la contessa. I due entrano in camera da letto. Winston, che per farsi forza aveva bevuto del whisky, cercherà di spiegare le sue ragioni, ma Alberica gli intima di uscire dalla sua camera e di non farsi più vedere. E a quel punto Manuel Winston, vedendosi senza via d'uscita e in preda alla rabbia, afferra uno zoccolo e con quello tramortisce la contessa. Una volta per terra la strozza facendo pressione sulla carotide, proprio come aveva ipotizzato l'autopsia.
Avvolgerà poi la testa in un lenzuolo e fuggirà dai tetti della casa. Dice però che egli i gioielli non li ha mai presi. In realtà, dagli archivi della procura spunterà fuori un'intercettazione dove si sente l'uomo mettersi d'accordo per smerciare dei gioielli in suo possesso. Quella conversazione, pensate, non era mai stata sbobinata, quindi mai ascoltata da nessuno. Incredibile, vero? Se solo qualcuno si fosse preoccupato di trascrivere quella conversazione, il caso si sarebbe potuto risolvere in poche ore, non certo in 20 anni. Per Winston venne richiesto il giudizio immediato, con rito abbreviato, e venne condannato a 16 anni per omicidio volontario nel 2011, sentenza confermata nel 2012. Winston, però, avendo usufruito di vari sconti di pena, dopo appena 10 anni verrà scarcerato nell'ottobre del 2021. Pietro Mattei, alla fine, è riuscito a ottenere giustizia. La giustizia per cui tanto si era battuto in tutti quegli anni. E insieme a Domitilla e a Manfredi porteranno alto il nome di Alberica che in 20 anni tanto fango ha ricevuto. Pietro Mattei si è spento lo scorso anno per un ictus e riposa nel cimitero monumentale del Verano accanto alla moglie. A questo punto mi sovviene una riflessione. Com'è possibile che i PM nel 91 avessero la soluzione del caso lì, davanti ai loro occhi, e se la siano fatta sfuggire dalle mani per inseguire ben altre suggestive e farlocche piste? Sembra così strano che un omicidio del jet set possa essere tanto banale e così crudele. È necessario per forza rimestare nel torbido? La risoluzione del caso si deve proprio alla caparbietà di Pietro Mattei, che mai si è reso di fronte all'angosciante nulla nel quale rischiava di finire questa storia. L'ennesima storia, oserei dire, specie per quanto riguarda la Procura di Roma. E si conclude così il mio video. Immagino conoscete il caso. Che ne pensate? Ditemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!